Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chiunque volesse avere un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere un video un po' particolare. Parleremo di come sfondare i giocatori all'interno dell'arena e quindi vedremo la build che io utilizzo per fare ciò. Voglio mettere le mani avanti. Prima di andare a vedere le clip e quindi di buttarci nei duelli, volevo un attimo, diciamo, dire due cose su questo DLC e su cosa mi sta piacendo e invece su cosa mi sta infastidendo. A grandi linee io sono contento di questo DLC, però probabilmente alcune delle cose che andrò a dire potrebbero far sentire alcuni giocatori presi di mira. Mettiamola così. Quindi non vorrei che alcuni di voi si sentissero offesi o presi in causa solo per alcune mie opinioni personali. Diciamo che dico questo perché comunque ognuno è libero di giocare e di fare quello che vuole all'interno di questo gioco, ma se si va a controllare sui siti statistici legati al PvP, alcuni dati sono numerici, quindi si può commentare e contestare tutto quello che volete, ma non si può modificare un dato di fatto. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere in breve qual è la mia build, vi espongo le mie opinioni sul DLC e poi direi che possiamo direttamente andare a picchiare la gente nell'arena. Ok, quella che state vedendo è la build che utilizzo nell'arena molto velocemente, è semplicemente il mio astrologo scintipietra adattato. Come potete notare, ho modificato leggermente l'equipaggiamento e ho creato un set di stregonerie ad hoc per avere il gioco più aggressivo possibile, ma allo stesso tempo avere più possibilità contro qualsiasi nemico possa trovarmi contro. L'arma primaria, come vedete, è la luna velata, ma l'arma secondaria non è più il solito pugnale col passo di limiere, ma è la zanna lunga col fendente rotante e l'affinità magica. Quest'arma mi dà la possibilità di avere una cenere di guerra a 360 gradi a medio raggio che può andare a bloccare tutte quelle build che puntano solo ed esclusivamente a corrervi contro. Vi posso assicurare che se parte, vi prendete tutti e tre i fendenti nei denti e morite istantaneamente. Ovviamente la maggior parte degli oggetti sono sempre gli stessi: il bastone di Lusat, l'armatura di Roger per potenziare tutti gli incantesimi scintipietra, buona parte degli amuleti. Però, come vedete, sono ritornato ad avere un personaggio puramente votato al danno. Tutti i miei incontri, i miei duelli, di solito durano dai 10 ai 15 secondi massimo da quando inizia il duello, e questo perché io one shotto l'avversario, punto. Ho deciso di utilizzare l'amuleto di Alexander invece di quello di Godfrey perché non ho stregonerie che si caricano e in più facendo così vado a massimizzare i danni delle ceneri di guerra di queste due armi e mi dà più possibilità di vittoria. In più ricordo che l'astrologo starta scagliandovi in faccia di peso la stregoneria di base di quelle scintipietra, ovvero la seconda, questa, che è una di quelle che comprate da Selen. Questa stregoneria è odiata praticamente da tutti perché partite, se io ve la lancio e fate qualsiasi animazione, non la potete schivare, vi arriva nei denti, punto. E vi leva metà vita perché fa dai 700 agli 800 di danno. Così, a muso duro. Non è molto simpatico, ma è comunque uno stile di gioco. Adesso voglio fare quella piccola puntualizzazione che vi ho detto all'inizio. Perché questo DLC mi ha reso estremamente felice? Allora, con l'introduzione dell'arena, con i giocatori che sono andati al suo interno e hanno trovato persone come me, che
che appena inizia il duello sono estremamente aggressive e vi one-shottano in 2 secondi senza lasciarvi fare nessun tipo di inchino idiota, senza farvi fare i potenziamenti, perché la build che utilizzo non ne necessita, perché comunque ha un danno altissimo, quindi non devo aspettare voi che vi massimizziate, perché è il concetto stesso di build, hanno finalmente fatto una cosa che avevo già preventivato a suo tempo in altri video. Infatti diciamo che il tempo e il gioco mi ha dato ragione. Tutte quelle maledissime build da idioti, perché non ne sono altro, sono build da persone che non sanno esattamente come giocare nel PvP, ovvero tutte quelle full forza e full destrezza che utilizzano armi grosse, lance, spade doppie, stocchi e zero abilità, ma proprio zero, né stregonerie, né incantesimi, né cenere di guerra, con l'unico scopo di entrare in battaglia e correre contro l'avversario, stanno completamente morendo dalla prima all'ultima. E non mi interessa se voi adesso, come ho detto all'inizio, vi sentite presi in causa o offesi. Se andate a leggere nelle discussioni delle community e a guardare le statistiche di win rate delle build, quelle stanno scendendo in maniera devastante, non riescono più a stare dietro ai giocatori come me aggressivissimi all'interno del PvP, anche perché nell'arena voi partite alla distanza perfetta per essere colpiti quasi al 100% dalla maggior parte delle stregonerie e degli incantesimi, quindi non avendo più possibilità di potenziarvi, di utilizzare oggetti e soprattutto di curarvi, questo ha portato i giocatori a, diciamo, rendere le loro build più particolari, ad adattarsi. Finalmente si vedono armi e oggetti che nel PvP non erano mai nemmeno stati presi in considerazione, in parte grazie alla 1.7 che ha potenziato praticamente qualsiasi oggetto del gioco, ma diciamo che la cosa che ha fatto scattare questo cambio è l'arena e la gente che ci vuole giocare ma perde costantemente. Diciamo che da quando il DLC è uscito a oggi io ho fatto una cosa come 6/700 incontri, perché ho giocato veramente tante ore, e se un mio duello dura pochi secondi fate un po' voi i calcoli di tutti quelli che ho fatto. Voi moltiplicate questo per tutti i giocatori che come me hanno fatto il PvP di tutti i Souls e hanno build come le mie, quindi caster pieni di abilità che possono andare contro praticamente tutti i giocatori senza troppi problemi, finché non trovano un altro giocatore con la loro stessa abilità o forza a livello di build, e immaginate quante persone sono state sconfitte o hanno perso in pochi secondi contro giocatori esperti. Questo porta tutti quelli che sono gli utenti a entrare nell'arena prevenuti e quindi modificare la loro build in maniera che sia più forte, che si adatti meglio alla situazione. Comunque è stato, diciamo, un passo che io avevo già detto che sarebbe successo e finalmente è stato, e questo mi ha reso molto felice, perché finalmente c'è un po' più di varietà all'interno delle build che si incontrano. L'unica cosa che mi ha rotto veramente le palle di questo DLC è il lag, perché su 10 incontri 5 laggano, e quindi o li vincete o li perdete per colpa del lag, ma poi in maniera devastante, molto più di quello che c'era nel PvP normale, quando ci si evocava tramite il simbolo rosso o si invadeva. Detto tutto questo, spero di non avervi annoiato troppo, direi che possiamo partire con tutte quelle che sono le clip e i duelli che ovviamente commenterò in diretta. Spero, come ho detto all'inizio, di non aver offeso nessuno e che capiate il mio punto di vista. Ditemi voi la vostra opinione nei commenti, se siete d'accordo o contrari, e direi che possiamo andare a picchiarci. E uno! Partiamo già col lag, bene! Un mago, ok. Quindi, ok, il lag. Gli faccio un'altra cenere di guerra, lo uccido, perché lagga talmente tanto che morto. Cos'è durato questo incontro? Pochissimi secondi. Notare il lag, eh!
questo è l'arena. Passiamo direttamente al prossimo. Vediamo se stavolta lo prendo in contropiede fin da subito. Colpito, no. Oh, anche questo lagga. L'incantesimo è esploso quando l'ho colpito, bene. Ah, però l'ho preso lo stesso. Ah, uno che mi corre contro. Cambiamo arma, addio. No, ho sbagliato. Perché la gente deve giocare così? Ok. Vedete? Io questa gente non la sopporto. Sei morto come un idiota e hai giocato come un idiota. Vai, meno un altro. Ti passa alla prossima. Anche se ha rischiato di uccidermi questo. Ok, partiamo con l'incantesimo di Lusat stavolta. Non ho cambiato arma. Questo o sta laggando. Questo qui stava sicuramente laggando perché non ha schivato minimamente la cenere di guerra della luna velata che gli è arrivata a un metro di fianco. Qui io lo ammetto, non mi piace vincere così perché è colpa del lag. Questa cosa non va bene. Non so voi, ma io mi diverto tantissimo a falciare la gente così. E questo non si è neanche mosso, dai. Ma che è il tipo di prima? Vorrei far notare, ormai la gente è talmente tanto satura delle build come questa che appena li colpite stanno fermi. Adesso non so se fosse per il lag o meno, ma l'ho scoppiato malissimo. Direi che possiamo avanzare al prossimo avversario. Ok, si riparte. Vediamo, Stunk, preso. Preso. Cambio arma perché questo mi corre contro. Non sono sicuro al 100%. No, è morto prima. Andiamoci vicino. Facciamo un bel inchino. Perché mai fare il teabag sugli avversari non è giusto. E si passa alla prossima vittima. Se volete farò un video a parte dedicato alla build che utilizzo. Ecco un altro che corre contro, cambio subito arma. Dai, corri. No? Allora to. Ecco un genio. Doppia lancia, ti corro contro, sono morto. Divertente giocare queste build, eh? La mia, non la sua. Allora. Uno che c'ha il cappello. Sì, salutami. Ma perché? È una cosa idiota. E adesso cosa fai? Stai fermo e ti fai uccidere? No, non ci credo. Io questa gente non la capirò mai. Vi prego, smettete di giocare nel PvP. Se voi volete inchinare, volete l'onore, fate i duelli con gente in PvP, in quello competitivo, dove è una regola effettivamente scritta. Mettiamola così. Qui no. La cosa che mi diverte di più di questi incontri è che sono tutti di fila, cioè non ho perso uno. Ecco un altro che sta fermo a guardarmi. Ok, cambio arma. Ok. Non mi è servito neanche fare la cenere di guerra, cioè proprio zero. Le armi grosse sono lente, o le sapete usare in maniera devastante o evitate. E il prossimo a morire sul tavolo 2 sarà questo tizio qua. Ho fatto anche la rima. Quindi cosa fai? Stai fermo, rotoli. Non, no. Ok, tu speri che io ti venga addosso perché sono un mago. Ok, muori. Questo è veramente patetico. Questo mi spiace, ma non posso non farlo. Cioè, proprio me lo sta chiedendo di prenderlo per il culo. Scusate, ma non potevo fare altro. Prossimo. Direi che arrivati a questo punto, ormai non si può più parlare di giocatori che non sanno giocare e quelli che sanno giocare. È proprio un abituarsi a un determinato stile di gioco. Questo si è inchinato, si è preso un dardo in bocca. Rotola, rotola. Come vedete avevo cambiato arma. Scusa. Ma non ci può fare neanche. Oh. C'ho la katana che è più pesa della tua, ti staggeri tu, mica io.
Partono le scommesse. Si prenderà il dardo? Direi di sì. Perché si è potenziato. Cosa idiota da fare. Questo sta laggando da far paura. Vabbè, muori, eh. Cioè, va a scatti. Adesso non posso concepire di giocare contro una persona del genere. Non è colpa sua, non è colpa mia. Sono i server. Quindi facciamo un bel inchino e si passa direttamente al prossimo. Volevo vincere 20 incontri di fila con le clip, ma il gioco ha detto no, tu laghi, quindi scordatelo. Ho fatto un duello con una a cui ha passato attraverso con le mosse. Per cui... no, un altro, ma basta. Basta con ste lance, crepa. Guardate che quando lagga, e dico lagga sul serio, veramente passare attraverso gli avversari con gli attacchi è veramente fastidioso. E viva il lag, bisogna veramente fare un terno al lotto con questi duelli, ragazzi. Qua su schiatta e boh, un altro con la build che ti corre incontro, doppia katana per le spadate, e si può passare al prossimo, sempre se il lag concede. Dimmi che non ti inchini, dai, non lo fare. No, però sta fermo e si prende l'attacco. Ok, va bene. Ah, adesso ti fai la resistenza magica, è un pochino tardi. Ah, si è pure curato. Poi, non so, un'altra? Già, mi prendi così. Bello, bello stallo. Questo è uno che si è svegliato un attimo e ha detto mi devo fare la resistenza, però devi fartela subito e schivarmi gli attacchi magari, tizio. Questa la lascio anche se non è una vittoria. Un paio dei giocatori che ho battuto in precedenza mi hanno scritto insultandomi perché non li ho fatti potenziare. Poverini. Basta adattare le build, per esempio. Oh oh, questo c'ha lo scatto del limiere. Sì, non le schivi tutte e tre. Va, sei proprio un maledettissimo genio. Guarda che bell'inchino ti faccio. Bravissimo. Ti lancio anche un biscottino se vuoi. La cosa più divertente di questi scontri è la loro durata. Questo si inchina, prende gli incantesimi. Vediamo se dura almeno un colpo. Ho sbagliato abilità? Ah, sei un mago. Allora mi metto subito il buco nero. Sì, come no. Muori? Aia. Questo è il motivo per la quale dovete utilizzare il buco nero negli scontri, perché in un mirror match con un altro astrologo glielo mettete in quel posto. Troppo lag. Troppo, troppo, troppo. Estremamente troppo. Un altro che sta fermo. Meglio così. Questo ve lo lascio. Sappiate che è il 15° che incontro così. Ovviamente non ho salvato quelle clip, ma questa ve la lascio per farvi capire la gente contro cui vado. Altra gente che tra una clip e l'altra si lamenta, tipo questo. Ah, mi potenzio. No, dovevi lasciarmi potenziare, non vale. No, ho fatto una cavolata io stavolta. Guarda che ho sbagliato magia. Non ci provare nemmeno a curarti. Proprio zero. Scordatelo, tizia. Un bel inchino. E un altro che crepa perché si voleva potenziare. Via al prossimo. Eccone un altro. Questo mi correrà a contro al 100%. C'ha una alabarda, per cui... scusate se non ho parlato, ma...
quasi tutti gli incontri sono così, è per quello che vedrete clip molto simili. Ok, come ultima clip, vediamo un po'. Questo si inchina, colpito, morto. Vabbè, direi che per oggi di clip di PvP può bastare così, penso abbiate capito come gira dentro l'arena. Bene, rieccoci. Spero che queste 20 clip vi abbiano fatto capire come i giocatori sbagliano nell'arena. Ve lo dico chiaro e tondo, sapete quante clip mi ci sono volute per registrare queste 20? 80. Forse qualcosa di più. Sapete perché? 15, se non sbaglio, 15 o 14 erano, le ho perse per il lag. Ma proprio il lag del tipo non colpisco l'avversario e io muoio dal nulla. Sono gli uniche 15 che ho perso, oltretutto. Ma poi quasi tutti i giocatori li sfiori o si sconnettono perché o no, oh mio Dio, un astrologo, non ci so giocare contro, quindi non va bene, oppure o no, mi metto a fregnare perché mi dovevi lasciare inchinare, dovevo salutarti, poi dovevo potenziarmi e quando ho finito e tu ti sei preso un caffè, sei andato al bar e tornato, allora possiamo iniziare a combattere. Gente così. Diciamo che ho ricevuto parecchi insulti, la mia risposta è sempre la stessa. Il PvP di questo gioco non ha regole, quindi non vedo perché dovrei aspettare gli altri. Detto questo, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Qui dal maestro Bivan per Hobby è tutto, come sempre. Che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.